Comunità di Primiero, il nuovo presidente Roberto Pradelli, un commento a caldo dunque, presidente. Beh, sicuramente soddisfatto, anche molto molto responsabilizzato. Cercherò di essere naturalmente il presidente di tutti come promesso. Gli strappi in effetti sono stati davvero molti in questo ultimo periodo, da dove ricomincerà? Ricomincerò dai contenuti, da quello che c'è da fare e quindi giriamo pagina e andiamo avanti. Sagrumis non ha votato, ad esempio. Sagrumis alla fine ha fatto una scelta intelligente, una scelta è l'unica sostanzialmente possibile per lui. La novità invece è l'elezione di Mezzano che non molti si aspettavano all'interno del Consiglio della Comunità. Sì, qualcuno ha votato il sindaco di Mezzano legittimamente, effettivamente anche noi siamo stati un po' forse ingenui e potevamo operare meglio, fare qualcosa di meglio. Mi dispiace per la consigliera Scaletta, per Daniela che è rimasta fuori per un voto, mi dispiace veramente sostanzialmente per una leggerezza, per un piccolo infraintendimento, anche per una parte è colpa mia. A questo punto, Presidente Pradelli, quali sono secondo lei le priorità del primo periodo? Da dove comincerà davvero questo suo importante cammino? Beh, la legge provinciale nuova ha dato un'indicazione chiara di cambiamento della comunità, delinea un indirizzo chiaro, la legge lo dice chiaramente, dovrà essere una comunità con priorità diverse da prima, quindi uno snellimento assoluto, una posizione terza rispetto al nuovo comune che arriverà, quindi nessuna preclusione, anzi sostegno alle altre amministrazioni che vorranno creare insieme, vedremo come, gestioni associate tra di loro. Quindi un ente che si porrà terzo, ma vicino sia al nuovo comune unico che affronterà una nuova sfida e sia agli altri comuni che invece hanno scelto legittimamente una Dal persona. territorio arriva forte la richiesta di un allargamento di questo importante successo che è il Comune Unico dell'Alto Primiero. La comunità ne sarà sicuramente partecipe. Beh, la comunità, come ho detto prima, dovrà essere terza e saranno i legittimi, come dire, cittadini dei singoli paesi ad autodeterminare il proprio destino e quindi vedremo quali saranno le scelte della popolazione dei singoli paesi. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie mille, grazie.